Buongiorno a tutti, benvenuti. Allora, come di consueto, come di rito, vi chiedo giusto un feedback per capire se mi vedete, se mi sentite. Dovremmo aver risolto i problemi dell'ultima volta che abbiamo avuto con la connessione, quindi se riuscite a darmi un cenno. Tutto ok, grazie Luca. Allora, aspettiamo giusto 1 o 2 minuti che riescano a collegarsi tutti quanti, anche i ritardatari che magari 11 e mezzo. Intanto vi saluto, vi do il benvenuto in questo webinar di oggi, che diciamo è probabilmente l'ultimo o il penultimo webinar che facciamo prima di Natale. Quindi già penultimo, manca una settimana. Quindi tenete sotto controllo la mail che... Un attimo che... Abbiamo degli intrusi oggi. Sono venuti a rubarmi una sedia dalla sala webinar. Ok, sentite bene, vedete bene. Benissimo, benissimo. Allora, direi che ci siamo e che possiamo iniziare. Quindi, via. Allora, come vi dicevo, benvenuti a questo probabilmente il penultimo webinar dell'anno, un webinar di nuovo un pochino particolare perché non è un webinar verticale su Website X5, ma è una delle nostre chiacchierate con nostri amici e collaboratori. In particolar modo, oggi parleremo di qualcosa di molto interessante e molto importante, fondamentale per chiunque, tanto per chi è alle prime armi con la creazione di un sito web, tanto per chi questa cosa la fa di lavoro. E parleremo di contenuti. Quindi abbiamo un ospite che vi sto per presentare, che lavora in questo settore da moltissimi anni, non solo da un punto di vista operativo, ma anche come speaker. Comunque, tra poco avrà modo di presentarsi. Direi che ok, che ci siamo e che quindi diamo il benvenuto a Valentina. Valentina, buongiorno e benvenuta nei webinar di Incomedia. Ciao Andrea, grazie, buongiorno a tutti. Allora, Valentina si occupa di contenuti, quindi di contenuti per, diciamo, tutto ciò che è digital marketing, quindi non solo sito internet. Assolutamente sì. Io mi occupo proprio della creazione e della promozione di contenuti a 360 gradi, quindi sicuramente partendo dal sito, che poi come vedremo nel corso della presentazione, mi piace chiamarlo la carta d'identità di ogni business, di ogni attività, ma contenuti anche per i social, piuttosto che per le campagne pubblicitarie, piuttosto che per l'email marketing e così via. Laddove per contenuti si intendono sia i contenuti testuali, ma ricordiamoci anche i contenuti visual, visivi, quindi la creazione di immagini, video, infografiche, mappe e così via. E lo faccio, come dicevi giustamente tu, Andrea, sia come consulente pratico, come mi piace definirmi, quindi mi piace fare le cose, non solo un consulente strategico, ma anche come speaker, quindi partecipando a convegni e eventi sui temi del digital marketing. Bene, allora io direi di non rubare altro tempo alle presentazioni. Condividiamo quella che è la presentazione che ci mostrerai oggi, di cui ci parlerai oggi. Vi ricordo che al termine dell'intervento di Valentina, avrete comunque la possibilità di fare delle domande. Le potete comunque già scrivere in chat, noi mentre lei vi spiegherà tutto, noi li terremo sotto controllo e nel caso comunque magari interveniamo anche durante la Certo. presentazione. Magari se appunto può essere interessante per integrare il discorso. Ok. Bene, allora vi lascio nelle mani di Valentina. Grazie Andrea, di nuovo. Dunque, brevemente, come dicevo prima, mi occupo di digital marketing e nello specifico di content marketing. E come lo faccio? Lo faccio lavorando operativamente sui clienti della mia agenzia, che è Your Digital Web. Sono anche l'organizzatrice, la co-organizzatrice di un evento che è il Marketing Business Summit. Sono speaker e autrice di questi tre manuali che vedete: Content Now, Web Content che converte, Social Media Marketing, tutti reperibili su Amazon. Che
Che cosa vedremo oggi? Allora, i miei interventi sono sempre molto, molto pratici, vanno proprio dritto al cuore, no, degli argomenti, quindi non troverete oggi delle slide teoriche e magari anche un po', no, noiose, ma vi mostrerò con esempi molto pratici cosa significa creare dei contenuti efficaci per il vostro sito. Partiremo da una brevissima panoramica sul digital marketing, quindi quali sono i 3 principali miti da sfatare, e poi entreremo nel vivo della presentazione parlando dell'home page, dell'about page, la cosiddetta pagina, no, chi siamo, la contact page, la vostra pagina dei contatti, la product page, la pagina di prodotto nel caso in cui voi gestiate un e-commerce, e nella pagina di checkout, sempre nel caso di e-commerce, di shop online, perché sono pagine strategiche funzionali per portare a compimento una conversione, quindi nel caso dell'e-commerce per conversione intendiamo chiaramente la vendita online. Ma partiamo da quelli che sono i principali 3 miti da sfatare. Il primo è che fare digital è gratis o quasi. Spesso e volentieri si sente dire: ma sì, sai che c'è, io incomincio, vado online con la mia attività e poi o la va o la spacca, tanto cosa vuoi che sia, no? È sufficiente un budget molto molto limitato. Ecco, questo non è vero. Sicuramente fare marketing online ha dei costi molto più bassi rispetto che il classico marketing tradizionale. Pensiamo ad esempio a un budget richiesto per fare pubblicità sui magazine, quindi sulla stampa, piuttosto che in televisione, piuttosto che in radio. Le cifre sono davvero molto molto onerose. Ecco, ad esempio, se noi facciamo pubblicità su Facebook possiamo ottenere dei risultati molto interessanti anche con un budget di 20 euro al giorno, ad esempio, cosa che nel marketing tradizionale ci sogneremmo totalmente. Quindi fare digital non è sicuramente gratis. Perché? Perché servono risorse da dedicare alle piattaforme, quindi ad esempio alla creazione, no, di un sito, piuttosto che di strumenti che dobbiamo acquistare per poter essere performanti nella nostra attività, ma non è gratis perché costa tempo. Quindi se siete voi a, ad esempio, curare la vostra attività online, è il tempo che voi ci dedicate, o comunque il costo che dovete chiaramente riservare a un consulente piuttosto che a un'agenzia che possa garantirvi risultati nel digital che voi vi siete prefissati in linea con i vostri, diciamo, obiettivi di business. Secondo punto, alcune volte sento dire: ma sai che c'è, io ci provo a fare digital, tanto delego la stagista, lo stagista oppure la mia impiegata in pausa pranzo, la metto lì e dico: senti, mettimi 2 post su Facebook. Ecco, non funziona così. Senza nulla togliere allo stagista, lo stagista, che probabilmente tutti lo siamo stati, io lo sono stata e mi ricordo anche la mia bella gavetta milanese da stagista, ma non è un lavoro quello del digital in cui ci si può improvvisare. Perché? Perché i risultati non arriveranno mai, servono persone, professionisti competenti che hanno un'expertise, una conoscenza specifica delle logiche, delle dinamiche, degli strumenti che si vanno a padroneggiare. E infine non funziona la logica del provo e vedo come va. Perché? Perché in tutti i settori, soprattutto nel settore digital, premiano costanza e perseveranza. Quindi se voi iniziate a lavorare nel digital, avete il vostro sito, incominciate magari a muoverlo un po' questo sito con un'attività SEO, quindi di posizionamento su Google, piuttosto che annunci a pagamento su Google o sui social, oppure lavorate di mail marketing, quindi di newsletter e così via, vi renderete conto che i risultati non arriveranno mai nel breve termine, quindi non arriveranno mai nel giro di 1 mese, 2 mesi, ma arriveranno probabilmente dopo 6, 8, 12 mesi. Quindi non mollate, perseveranza e costanza, sapendo, ovviamente, dando per scontato di aver intrapreso una strategia che è idonea chi? Al vostro target. Ricordatevi sempre che quando andate online dovete sempre cercare di risolvere un problema al vostro target, al vostro interlocutore, al vostro potenziale cliente, a partire proprio dalla costruzione del sito. E adesso vediamo come.
Ricordiamoci che il digital ha infine tre principali vantaggi, che sono la misurabilità, la tracciabilità e la flessibilità. Quello che vi ho riportato qui è lo screenshot di alcune campagne di Facebook Advertising, giusto per mostrarvi come, a differenza del canale tradizionale, online siamo sempre in grado di misurare e tracciare tutto costantemente. E questo, signori, è un grande punto di forza, perché noi dobbiamo sapere dove mettiamo i nostri soldi e se funzionano i canali su cui mettiamo i nostri soldi. Ad esempio, ho creato il mio sito, che è il primo step, che è la base di partenza. Non posso aspettare sulla poltrona che il mio sito così incominci a generare vendite o comunque richieste di preventivo. Devo muoverlo questo sito, ad esempio con delle campagne a pagamento. Benissimo, io posso tracciare in primis grazie a Google Analytics, che forse ti conoscerete perché è uno strumento tanto gratuito quanto efficace di Google, riesco a tracciare da dove arrivano le visite, da dove arrivano le conversioni, quindi laddove per conversione possiamo intendere la vendita online piuttosto che la richiesta di preventivo, piuttosto che la richiesta di informazioni sul mio prodotto o servizio e così via. Diciamo il fatto di aver scaricato qualcosa, un contenuto che voi state sponsorizzando online, può essere un ebook, può essere un PDF e così via, può essere l'iscrizione alla vostra newsletter. Ecco, io posso tracciare sempre tutto e vi faccio un esempio raccontandovi un breve aneddoto, così sperando di incuriosirvi e di non tediarvi, della mia esperienza professionale. A un certo punto io ho lavorato in un'agenzia di comunicazione a Milano che collaborava con diversi centri media e avevamo organizzato la pubblicità su un cartaceo, era così nello specifico una pubblicità su Donna Moderna, no? Sul magazine cartaceo. Benissimo, il problema era che non era tutto tracciabile, cioè noi sapevamo benissimo che Donna Moderna aveva X readership e X circulation, cioè aveva un X numero di lettori, ok, e un X diciamo circolazione, chiamiamola così, nel bacino Italia, quindi X persone acquistavano giornalmente Donna Moderna, ma noi non riuscivamo a tracciare quante di queste persone che acquistavano il giornale quel giorno vedevano la campagna pubblicitaria sul giornale e non sapevamo di quante persone che acquistavano il magazine poi vedevano questa nostra pubblicità e davvero andavano sul sito per trovare il nostro prodotto servizio. E ancora non sapevamo quante di queste persone che acquistavano il magazine, vedevano la nostra pubblicità, andavano sul sito, qui davvero acquistavano il nostro prodotto servizio. Vedete quanti passaggi? Ecco, noi non sapevamo nulla di tutto questo. Perché? Perché era il canale tradizionale, cartaceo. Io non posso misurare tutti questi step. Col digital posso assolutamente farlo, avvalendomi innanzitutto di Google Analytics, che è un software gratis ma assolutamente efficace, quindi posso sapere quante sessioni arrivano al mio sito, qual è il tempo medio di permanenza delle persone sul mio sito, qual è il bounce rate, molto importante, il tasso di rimbalzo, cioè una volta che le persone sono atterrate sul mio sito, con quanta velocità ne escono, o ancora posso sapere quali sono i canali che portano più visite al mio sito e più conversioni. È Google? È Facebook? È l'attività SEO, quindi organica? Quindi posso tracciare ogni singolo dato e badate bene, signori, che questo è un aspetto fondamentale. Per poter creare una strategia digital efficace e realizzare un sito che risponda ai bisogni degli utenti, no? Ai bisogni degli intenti e dei miei potenziali clienti, ho bisogno di creare, spero che tutti voi l'abbiate fatto, altrimenti vi invito a farlo prestissimo, a identificare quella che è la vostra buyer persona, cioè il profilo del vostro potenziale cliente. Che cosa significa? Significa andare a capire il sesso, l'età, le caratteristiche sociodemografiche, le abitudini e gli interessi di consumo, di utilizzo del vostro prodotto o servizio, o comunque quello dei vostri competitor. Tutto questo mi serve per creare il cosiddetto famoso funnel, no? Che altro non è che questo imbuto alla lettera, dove io so che devo muovermi a livello della mia attività di strategia digitale partendo da una prima fase, che è quella dell'awareness, cioè della consapevolezza, cioè i miei utenti
incominciano a conoscermi, i miei prodotti e servizi, fino ad arrivare a una fase di interesse, di considerazione, cioè iniziano a prendere in considerazione l'idea di acquistare il mio prodotto o servizio, fino alla fase di purchase, quindi di acquisto. Questo è fondamentale prima di creare e di settare anche il mio sito, quindi avere bene in mente chi è il mio potenziale cliente e in quale fase del funnel si trova. Chiaramente il primo step per captare il mio target nella fase prima, primordiale proprio, che è quella di awareness, è la creazione del sito. E a me piace definire il sito come la vetrina, no? Una vetrina aperta 7 giorni su 7, 24 ore su 24, aperta a tutto il mondo potenzialmente, quindi è la vostra carta d'identità. Vi ho riportato qualche screenshot dell'home page di Website X5, che sapete, no, essere ovviamente la piattaforma ideale per creare in autonomia il proprio sito web, e credo che sia anche un ottimo esempio proprio di home page efficace, e vi spiego perché. Guardiamo un attimo insieme lo screenshot di sinistra. Vedete, questi sono i 3 screenshot, solo perché non ci stavano a livello di spazio nella slide, ma è proprio l'home page intera di Website X5. A sinistra vedete subito bordato in verde gli elementi che sono vengono definiti di marketing persuasivo, laddove persuasivo non vuol dire chiaramente ingannare, ok? Ma vuol dire esortare a compiere un'azione. Vedete innanzitutto la call to action molto evidente in alto, inizia gratis, quella che ho bordato in verde con il background arancione rosso. Inizia gratis. Gratis è una parola che viene definita una power word, quindi una parola potente, una parola magnete, che aiuta a catturare l'attenzione del vostro interlocutore, esortarlo a compiere questa azione. È gratis, ok? Stessa cosa, la call to action viene ripresa, vedete, più in basso, inizia gratis, e subito dopo vengono esplicitati subito sotto i 3 benefit principali per l'interlocutore. Quindi vedete, avete la possibilità della prova gratuita, vedete che sono i 3 principali vantaggi, benefit di chi? Di chi potrà usufruire del prodotto, no? Di Website X5. Ricordatevi bene che tutto il copy, tutto il testo di un sito deve essere pensato per risolvere un problema al vostro interlocutore. E ancora, guardate l'heading, cioè il titolo, crea il tuo sito web e e-commerce in 5 passi. Ecco, in 5 passi, io so già, questa è fa leva sul marketing persuasivo, in soli 5 passi mi dà l'idea che sia qualcosa di estremamente semplice, ma anche veloce. E ricordiamoci che online nessuno di noi ha tempo da perdere. O ancora, vedete sotto cos'è Website X5, perché è adatto, perché website. Qui si risponde già a delle domande che il nostro potenziale cliente, il nostro interlocutore può avere. Quindi io, Valentina, privato, io utente che atterro sul sito di Website X5, mi faccio già subito un'idea in, penso, 5 secondi, 10 se vogliamo esagerare, mi faccio già un'idea sul fatto che Website X5 può davvero fare il caso mio oppure no. Subito sotto vedete che compare quel banner in azzurro, super facile da usare, crea il tuo sito in 5 passi, e viene utilizzato il punto numerato 1, 2, 3, 4, 5. Vi consiglio di fare leva sul punto numerato piuttosto che sul punto elenco per evidenziare quelle che sono le caratteristiche principali del vostro prodotto o servizio, o i benefit, i vantaggi che offrite al vostro interlocutore. Perché? Perché dati alla mano il punto elenco piuttosto che il punto numerato, scusate, aiutano tantissimo la lettura da PC piuttosto che da mobile, che sappiamo essere una lettura molto diversa rispetto a quella cartaceo. E infine, ultimo ma non per importanza, vedete la riprova sociale, cioè le cosiddette testimonianze. Io esorto tutti i miei clienti a inserire le testimonianze, le recensioni di chi ha provato il prodotto o servizio. Perché? Perché non c'è miglior passaparola online che leggere di qualcuno che già ha provato quel servizio e si è trovato bene. Ok? È il miglior incentivo all'acquisto che ci possa essere. Ricordatevi che un utente impiega meno di 50 millisecondi per farsi un'opinione sul vostro sito, e dopo appena 0,05 secondi ha già deciso se continuare a navigare il vostro sito oppure no.
Ecco perché io dico sempre che il detto l'abito non fa il monaco è qualcosa di assolutamente sbagliato online. L'abito assolutamente fa il monaco, l'apparenza conta. Voi vi fidereste di questo sito? E vi lascio rispondere in autonomia. Questo è l'home page di un sito che si occupa di noleggio di macchine, minivan, moto. Non so voi, ma a me crea un sacco di confusione anche solo mentale. In più, lato user experience, o no, quindi l'esperienza che l'utente si fa sul vostro sito, lato user experience, vedete, non so nemmeno dove devo cliccare, dove devo cercare le informazioni, è tutto caotico a partire dal visual. Guardate quanto possa essere importante, impattante la grafica di un sito. A me non ispira fiducia per niente, non noleggerei mai una moto su un sito di questo tipo. Dico me, ma è stata condotta, io non sono chiaramente un campione attendibile, è stata condotta una ricerca tale per cui è emerso come il 90% delle persone non acquisterebbe mai, non noleggerebbe mai una moto piuttosto che una macchina su questo sito. Guardiamo invece quest'altra home page. Questo è un nostro cliente, il valutatore.it, forse l'avete sentito nominare perché adesso fa pubblicità anche in televisione, è uno dei principali competitor di Noi Compriamo Auto, per intenderci. Guardate come abbiamo strutturato questa home page. Innanzitutto in alto abbiamo valuta la tua auto gratis, un po' come fa website, no? Inizia gratis, perché la parola gratis è un grosso incentivo, soprattutto per noi italiani, ma non solo. Valutazione auto e acquisto auto usate con pagamento immediato. Sforzo ancora il concetto sul fatto che è gratuito e il pagamento è immediato. Noi abbiamo fatto una breve analisi, una breve ricerca di mercato e abbiamo visto che i potenziali clienti di ilvalutatore.it, che sono persone che vogliono far valutare, okay, la propria auto usata, magari per comprarne una nuova, ecco, per loro è emerso come da questa analisi, come per loro fosse fondamentale avere il pagamento immediato. E quindi l'azienda si è chiesta: possiamo farlo? Abbiamo l'abilità per? Sì, benissimo, comunichiamolo ad alta voce, il pagamento immediato rispetto ad altri competitor, ad esempio. E ancora guardate l'heading di questo box, valuta gratuitamente la tua auto in 60 secondi. Attenzione signori, copyright impersuasivo, 60 secondi, non abbiamo così tirato i dadi e detto ma sì dai, mettiamo 60 secondi, no? Così alla Carlona, no. Abbiamo fatto una breve analisi e abbiamo visto come davvero su un campione di X persone la valutazione dell'auto si riesce a fare in meno di 60 secondi. Quindi utilizziamo un linguaggio persuasivo laddove riusciamo poi a mantenere la promessa, chiaramente, ok? Quindi 60 secondi è un tempo brevissimo entro il quale tu riesci a fare la tua valutazione senza problemi. E vedete che subito a destra abbiamo inserito già una prima riprova sociale, una prima referenza, una prima testimonianza. Cosa dicono di noi i nostri clienti? Stiamo lavorando sul fatto di inserire anche l'immagine, perché sapete che poi c'è tutto il discorso delle testimonianze che possono essere fasulle, no? E quindi vedete che oltre ad avere il nome e il cognome, con le stelline stiamo lavorando sul fatto di chiedere alle persone di poter anche inserire il proprio volto. Meglio ancora sarebbe avere le video recensioni, ma capite bene che non sempre poi è possibile. Quindi parliamo anche noi della quotidianità e delle cose che veramente si riescono a fare, di quelle che invece sono un po' più difficili da applicare. Perché? Perché non tutte le persone si prestano chiaramente a fare un video di se stessi in cui spiegano, no, lasciano la propria testimonianza. Ancora, se avete fatto per la vostra attività delle uscite sulla stampa, anche sulla stampa locale, attenzione, non c'è bisogno di uscire sul Corriere.it piuttosto che il Sole 24 Ore, inserite le icone della press, dei magazine sui quali siete usciti. Perché? Perché questo vi dà una grande autorevolezza, fa leva sul principio dell'autorevolezza, ok? Aiuta a incrementare quel trust, quella fiducia che le persone possono avere in voi e dire: caspita, no, però ne hanno parlato XXX, aspetta che forse questa persona davvero sa il fatto suo. Il concetto è questo.
Guardiamo invece l'home page di questo sito. Questo era un cliente. Quando è entrato questo cliente, la prima cosa che ho fatto qual è stata? È andare sul sito, no? E sono atterrata su questa home page, che è vero che io ho una formazione, anche una deformazione umanistica, però concorderete con me, signori, che tutti questi errori di punteggiatura di italiano vanno a ledere quella che è, come dicevamo prima, l'apparenza, ok? Cioè, dando per scontata la sostanza di quello che voi fate, no? Chiaramente la ciccia, capite bene che qui andate a giocare sulla vostra immagine aziendale, andate a giocare sulla vostra reputazione, su quella che viene definita la reputation online. Guardate quanti errori. Hai un'attività, un'azienda con dipendenti? Sei in regola con le nuove disposizioni, invece che disposizioni, imposte da email? Come datore di lavoro, qui manca una virgola, dove ho messo la pipeline, vedete, qui manca una virgola. Dal 1 gennaio Inel chiede che, virgola, più breve tempo, così, virgola. E ancora, guardate sotto alla fine, in caso di fortunio, pesanti sanzioni penali. Allora, la P di penali non ha bisogno di essere maiuscola, non c'è motivo in italiano, perché che vogliamo o no, l'italiano è come la matematica. Cioè, l'italiano non è io metto la P maiuscola perché a me piace così. Cioè, ci sono delle regole, come in matematica 3 più 3 fa per forza 6 e non può fare 80, ok? E lo spazio tra la I finale di penali e il punto esclamativo dopo non è dovuto, non serve. Al contrario, tutti questi punti esclamativi, addirittura due, nel web equivalgono a urlare, ok? Ha un tono estremamente aggressivo. Quindi usate sempre un punto esclamativo, un punto interrogativo. I punti di sospensione sono sempre solo 3. Ok? Capite bene che l'utente, il potenziale cliente, atterra su una pagina di questo tipo, piena di refusi, di errori grammaticali, capite che un'idea, un'immagine io della professionalità di questa azienda me la faccio e di sicuro non è positiva. Ho ancora questo sito, ClimaShop, si occupa di commercializzare la climatizzazione, no? Domestica, sia per il freddo che per il caldo. Ora, non so voi, ma secondo me qui c'è un problema di incomprensione lato visual. Cioè, atterrando su questa home page, non avete anche voi, signori, la sensazione che vendano qualcosa legato più ai maglioni? Cioè, in primo piano ho una figlia con lo stesso maglione, ok, che sfogliano un libro e in background vedete questi rotoli di lana, no? È vero che penso a un clima, qualcosa che mi scalda durante l'inverno, è vero che leggo clima, esperti del comfort domestico, ma magari potrebbe essere il comfort domestico, potrebbe essere dato da un nuovo maglione particolare che ha un brevetto particolare, una tecnologia particolare. Cioè, attenzione quando scegliamo non solo i testi ma anche il visual delle vostre home page, perché attraverso il visual le persone in 0,5 millisecondi si fanno un'idea di quello che voi offrite, del vostro prodotto o servizio, ok? Quindi attenzione ai contenuti testuali ma anche a quelli visivi. O ancora, atterrando su questa home page, lasciamo stare le scritte, voi che cosa pensate? Di Fava e Modena, non so voi, a me viene subito la percezione che siano uno studio, diciamo, di contabili o di commercialisti. Vedete la calcolatrice, gli occhiali, in sottofondo il computer, sito che poi hanno rifatto, andate a vedere, l'hanno rifatto per fortuna, ebbene no, si occupano di trasporto con camion, ok? L'avreste mai detto? Cioè, mettetemi la schiera dei vostri camion. Io capisco subito che vi occupate di spedizioni con camion. Capite bene che questa immagine nulla c'entra con l'attività di questa azienda. E passiamo alla parte di About Page, la pagina Chi siamo. Io vi consiglio caldamente, se non l'avete già fatto, di inserire nella pagina About Page la vostra faccia, il dietro le quinte, chi c'è dietro la vostra azienda, la vostra attività. Mostrate voi, i vostri dipendenti, il vostro team, o con le immagini e o con un bel video di presentazione. Attenzione signori, non bisogna per forza chiamare un videomaker e spendere 30.000 euro per fare un video. Va benissimo un video che fate con il vostro smartphone, fatto bene, chiaramente, in pianta stabile, non sgranato, non sfocato, ovviamente, no? Ça va sans dire.
ma mostrate chi c'è dietro le quinte. Perché? Perché soprattutto se avete un e-commerce, le persone ancora tendono a fidarsi di meno, perché c'è questo device, che può essere lo schermo del PC piuttosto che del mobile, dello smartphone, che non permette di abbattere quella barriera e di creare quell'empatia che si potrebbe invece creare vis-à-vis, no? Quindi al contatto one-to-one di persona, visivo. Quindi spiegate benissimo chi siete, cosa fate, anche la storia, se volete, anche in ottica storytelling della vostra azienda. Questo è un esempio di olio pellegrino, come dice la parola stessa, ovviamente producono olio, e vedete che hanno giocato sullo storytelling mostrando come questa azienda sia un'azienda storica, ma invece che scrivere il classico, vedete, molto ridondante, molto ormai pesante e vecchio, siamo un'azienda storica, leader dal 1800, che due scatole, no? Penserete anche che voi come me, si trovano ovunque ormai questo stilema linguistico che veramente ha stancato, ma non lo dicono parole, lo raccontano con una bella immagine. Questa è l'azienda quando è nata, quelle erano le persone, ormai ovviamente non ci sono più, le persone che hanno contribuito alla nascita e al successo dell'azienda. E subito dopo, vedete le quattro persone tuttora chiaramente presenti dell'azienda, no? Il senior, il signore più anziano, e i tre figli, a Anna Maria, Teresa, Anna Maria ed Elio, che sono le persone che stanno portando avanti l'azienda, e ci mettono la faccia, ok? Quella in mezzo abbiamo la marketing manager, l'amministratore delegato, quella in mezzo, la signora in mezzo, e il presidente dell'azienda. O ancora, vivere a colori, questo e-commerce di hobbistica, cosa fa? Siccome appunto è un e-commerce, per creare quell'empatia che altrimenti mancherebbe, ha creato un video, ok? In questo caso è una signora, quindi una diciamo un'attività incentrata solo su una signora, non è un'azienda con un team di persone, e lei mostra con un video se stessa e il suo piccolo negozietto. In questo modo fa come entrare i suoi potenziali clienti nel suo negozio virtuale, e lo fa tramite un video molto semplice che permette di capire chi è lei e che cosa fa 8 ore al giorno, cosa che altrimenti non si potrebbe vedere, appunto perché è un e-commerce e non è un negozio, no, fisico. Guardiamo invece questa about page di quel sito di cui vi parlavo prima, Clima. Ecco, vedete com'è anche a livello visual, com'è spoglio, com'è asettico, direi. Chi siamo? Benvenuti nel negozio ufficiale Clima Shop, stufe portatili, il marchio Clima è distribuito dal 1900, offriamo un ampio assortimento. Sentite anche com'è pesante, com'è vecchio questo modo di parlare, ma non mi dice nulla in realtà. Questo non è un about page in realtà, non mi sta dicendo nulla su chi è l'azienda. Chi se ne frega di sapere che è dal 1000 eccetera? Mostrami chi lavora in azienda, qual è il vantaggio che voi offrite a me potenziale cliente, in cosa vi distinguete rispetto ai vostri competitor. Mettetemi magari un mini video anche dell'azienda, un mini tour interno dei locali, metteteci la faccia, mostratemi il dietro le quinte. E poi arriviamo alla pagina, la contact page, la pagina dei contatti. Attenzione, signori, che spesso viene trascurata, cioè spesso viene detto, ma sì, nella pagina contatti cosa vuoi? Inserisco la mail così le persone mi possono contattare e buonanotte al secchio. Ebbene no, perché nella contact page vi giocate spesso e volentieri la conversione. Quindi innanzitutto il mio consiglio è quello di inserire sia il form, sapete, no? Di contatto, dove l'utente può compilare nome, cognome e inviarvi il messaggio, e vi consiglio di chiedere meno campi possibili al vostro interlocutore, perché più campi avete da compilare, più sforzi ovviamente vengono richiesti e maggiori saranno le probabilità che l'utente poi non vi contatterà. Quindi è sufficiente un email messaggio, o tutto il più nome, email e messaggio, ok? Ma inserite anche la mail. Ok, così ci sono persone che possono optare per mandarvi direttamente la mail piuttosto che compilare il form. Ancora, non dimenticatevi dei riferimenti ai vostri canali social. Diverse persone, anche con i nostri clienti, preferiscono contattare l'azienda direttamente, ad esempio tramite Facebook, piuttosto che la chat su WhatsApp, se avete la possibilità di inserire anche un chatbot di WhatsApp sul vostro sito.
Spesso perché? Perché le persone hanno così necessità di avere una risposta in tempi brevissimi e sanno che la chat solitamente risponde a questo bisogno. Questo è un esempio secondo me molto ben fatto di pagina di contatto. Qui vedete, si tratta di un'attività, il Berspo che fa porticati in legno. Vedete che danno i riferimenti molto specifici, cioè se io interlocutore, io utente, so che se sono dell'Emilia, della Liguria, della Toscana, della Lombardia e così via, contatterò il signor Ceccherini e ho il nome e il cognome. Amos Ceccherini, ok? Quindi so già il nome del mio referente, già mi aiuta a entrare in contatto, in empatia. Ho il numero di telefono e subito sotto la mail. Se invece sono di altre zone, contatterò Ugolotti Roberto. O ancora, guardate, per l'Emilia Romagna, il signor Callisto, e poi sotto mi specifico ulteriormente, per tutte le province non presenti nell'elenco contatta l'indirizzo fuori provincia chiocciola. Qui ho tutte le informazioni indispensabili esaustive per poter capire chi e come contattare. E so già che quando contatterò l'X signore, so già che si chiama Amos, so già che si chiama Roberto, so già che si chiama Callisto. Quindi ho già il contatto diretto del mio referente. E non è poca roba, signori, ricordiamoci che siamo sul web. Questo è un altro esempio di contact page molto dettagliata, vedete tutte le informazioni sull'azienda Tech Saving nella colonna di sinistra, vedete la mappa, quindi so già dove si trova l'azienda e il form di contatto, quindi posso decidere la modalità di contatto dell'azienda e andarmi anche già a vedere dove si trova nel caso in cui magari io sia nelle vicinanze e possa recarmi direttamente in azienda. Ancora la pagina prodotto, qui entriamo nel mondo degli e-commerce. Attenzione quando creiamo le nostre pagine prodotto. Non so se chi di voi conosce Vera Lab, l'estetista cinica, lei è nata come semplice, chiamiamola estetista, e adesso è un'imprenditrice da milioni, milioni, milioni di euro grazie al suo e-commerce. Tanto è vero che se avete visto, se siete andati a Milano recentemente, l'albero in Piazza Duomo di Natale è suo, cioè l'ha sponsorizzato lei, no? E ha detto su Instagram di avere speso 700.000 euro per avere il suo albero di Natale, per essere sponsor, ok, dell'albero natalizio in Piazza Duomo. Quindi questo per rendervi un po' il range del suo e-commerce, di quello che lei ha costruito col suo e-commerce. Guardate la pagina prodotto, è efficacissima. Ho innanzitutto tante immagini del prodotto e ho anche il video, vedete, no? Nel riquadro di sinistra, quindi la possibilità di cliccare e vedo il video, posso vedere il prodotto, alcune volte i video sono video di prodotto, quindi mi mostra come è all'interno il prodotto, come si apre. Altre volte è un video tutorial, quindi lei piuttosto che alcune persone del suo team che fanno vedere come funziona il prodotto, in questo caso sono creme, shampoo, eccetera, quindi in questo caso viene mostrato sulla pelle. Guardate il fatto di aver inserito subito le recensioni, vedete luce liquida è il nome del prodotto, c'è il prezzo, chiaramente subito, guardate subito, la cosa più importante sono le recensioni, prima ancora di spiegarmi come è composto il prodotto. Recensioni, io clicco e posso leggere tutte le 28.000 recensioni, tutte. Poi subito sotto con le icone mi mostra quelle che sono le caratteristiche principali del prodotto, quindi la data di scadenza, il fatto che non è testato sugli animali e così via. E poi ho una descrizione accuratissima sotto forma di domanda, quindi principio di immedesimazione. Quindi mi immedesimo nel mio potenziale cliente, quali sono le domande che mi può fare, quindi cos'è e spiega tutto il prodotto, a cosa serve, a chi è rivolto e anche a chi non è indicato il prodotto, come si usa, la texture, gli ingredienti e così via. Sono tutti chiaramente sezioni espandibili con la freccettina. Questa è una pagina prodotto completa al 100%. Così come questa pagina prodotto, questo è un e-commerce invece che vende accessori per le moto, si chiama Motorstock, e vedete che sotto, alla fine proprio del prodotto, inserisce quelli che sono gli incentivi all'acquisto, non solo in home page, attenzione, qui siamo nella product page, nella pagina prodotto, non lo fa solo in home page, ma anche in ogni pagina prodotto, spedizione gratis sopra X, cambio reso facile e veloce, contrassegno e ritiro a mano,
buono, prezzo più basso garantito. Quindi questi sono quegli elementi persuasivi che aiutano a chiudere gli acquisti e far sì che voi abbiate sempre meno prodotti abbandonati nel carrello, ok? Lo inserisco anche quindi nella pagina prodotto. O ancora, ricordatevi sempre alla fine delle vostre pagine prodotto, fermo lì nel, diciamo, nel footer, le modalità di pagamento. Se avete ad esempio PayPal, inserite la possibilità, mettetelo bene in chiaro il fatto che si può comprare con PayPal. Ad esempio, con un nostro cliente abbiamo dato il boost alle vendite inserendo proprio il contrassegno PayPal. Prima questo cliente, un e-commerce di prodotti beauty, non voleva, per mille e mille motivi, inserire il contrassegno. Quando l'abbiamo inserito, si è sbloccata la situazione lato vendita. Okay? Quindi chiarite bene quali sono le modalità di pagamento, chiarite quali sono i corrieri accettati, ok? Quindi Bartolini, piuttosto, perché? Perché fa leva sul principio di rassicurazione. La persona sa già che quando gli arriverà a casa il vostro prodotto, arriverà con quel corriere. E poi ovviamente le recensioni. In questo caso è di Fidati, mi sembra, ma esiste anche Trustpilot, ne esistono tantissime di piattaforme per le recensioni. Guardate invece questa pagina prodotto, non è un esempio eccellente di product page, perché al di là della grafica, che concorderete con me è abbastanza oscena, ma la prima cosa che si vede in evidenza, e l'ho bordata in verde, è questa. Cioè io atterro su una pagina prodotto di questo set tazzine, leggo il titolo, set singolo quadratini arancione, leggo il prezzo e subito dopo vengono fornite delle informazioni che non interessano a me potenziale cliente, ma sono informazioni utili a loro, a chi gestisce l'e-commerce, cioè il codice SKU, le categorie e i tag. Ma signori, chi se ne frega? A me che devo comprare, non importa assolutamente nulla del codice prodotto, dei tag o in quale categoria hai inserito tu che gestisci l'e-commerce questo prodotto. Mettimi le informazioni necessarie, ok? Fammi capire perché è adatto, perché lo dovrei comprare e in quali occasioni potrei magari regalarlo, quali sono le caratteristiche tecniche, ok? E poi la pagina di checkout, che è una pagina strategica. Il mio consiglio è quello di fornire sempre la possibilità di poter accedere e iscriversi anche con Gmail, Facebook, oppure proseguire come ospite, come fa Zara. Non so se acquistate su Zara o comunque se volete provare giusto per vedere come fa Zara, Zara ti dice, guarda, vuoi continuare come ospite? Inserisci solo la tua mail. Cioè, non devo registrarmi interamente con nome, cognome, via, indirizzo e quant'altro. Offrite più possibilità di pagamento e ditelo anche in fase di checkout, cioè non abbiate paura di essere ridondanti, sul web dovete esserlo. Non so voi, a me capita di continuo, sia con i miei progetti che con i miei clienti, mi capita di continuo di ricevere domande a cui ho già dato la risposta. Questo perché le persone tendenzialmente non leggono online o leggono in maniera così molto confusionaria, molto veloce. Quindi ripetete le informazioni chiave in più step, in più pagine del vostro e-commerce, del vostro sito. Ad esempio Piperitas, questo e-commerce cosa fa? In fase di checkout innanzitutto incentiva ad aumentare lo scontrino medio, ricordando che mancano X euro alle spese gratuite. Vedete? Questa barra ti dice mancano 15 euro alla spedizione gratuita, quindi per me è un incentivo, dico ma sì, inserisco un altro prodotto così ho le spese gratis. In questo modo chi gestisce l'e-commerce aumenta il carrello medio, ok? Lo scontrino medio. E poi subito sotto mi dice, quando mi dice vai al checkout, gli acquisti su Piperitas sono sicuri e protetti. Ecco la rassicurazione, ok? Cerchiamo sempre di ricordare al nostro utente tutti i vantaggi che noi mettiamo a disposizione per lui o per lei. Io ho terminato, se volete contattarmi, avete curiosità, domande, potete farlo la maniera più veloce è contattarmi su LinkedIn, dove sono attiva praticamente sempre, e vorrei lasciare ampio spazio alle vostre domande, cioè ampio, in realtà sì, sono già 12:15, mi sembra di vedere, ma sicuramente abbiamo 10-15 minuti abbondanti, se volete se avete domande, delle curiosità, se volete, perché no, magari scrivere in chat, poi Andrea mi fa da tramite il vostro assolutamente sito,
vostro sito e volete che lo analizziamo brevemente insieme, magari l'home page, capiamo se ci sono delle aree di miglioramento. Io sono qui per voi, assolutamente disponibile per i prossimi 10 minuti. Grazie. Allora, innanzitutto grazie a te Valentina, bravissima, è interessantissimo tutto quanto quello che hai detto e tutta questa lezione che ci hai fatto su queste best practice per la creazione dei contenuti. Adesso vediamo un attimino, ti arrivano tantissimi ringraziamenti anche dalla grazie, chat. Grazie, mi fa piacere. Nel frattempo adesso, mentre aspettiamo, vediamo che qualcuno scriva. Sì. Giusto una piccola riflessione, effettivamente tutto quello che tu hai detto di fatto è un qualche cosa che è importante ricordarlo, vale sempre, cioè molto spesso questi non sono dettami del digital, cioè esatto, quando parlavi della fiducia, del mettersi la faccia della prima persona, vuol dire chi più o meno giovani abbiamo tantissimi esempi, no? Che vanno dai cerchi nel sabbione ai polli, ai divani di qualità. Bravo, esempio, no? Bravo. Per dirne tre tra i più... Assolutamente. Io, guarda, faccio sempre questa riflessione, faccio questa domanda, no? Che è una domanda che poi rivolgo tutti, no? Anche ai nostri adesso partecipanti. Ma tu, perché compri su Amazon... piuttosto che su Zalando, piuttosto che su eBay? Certo, conosco la convenienza economica, ma perché? Principalmente perché ti fidi, perché sai che comunque, ad esempio, su Zalando piuttosto che su Amazon, io mi fido del brand, so che a me è capitato, poi vi racconto questo aneddoto, so che se mi arriva un prodotto che è rotto, Amazon non mi chiede neanche, non ha neanche il sospetto magari che sia stato io a romperlo, no? Ma semplicemente cosa mi dice Amazon? No problem, lo rinscatoli, me lo riconsegni, mi fai il reso, io te ne mando uno nuovo, o addirittura ti faccio l'upgrade, per scusarmi ti mando una versione ancora migliore e più dettagliata di quello. A me è capitato, ad esempio, adesso mia figlia ormai ha 4 anni e mezzo, quasi 5, ma mi è capitato più di una volta con dei passeggini, ad esempio, e mi è arrivato un passeggino difettato e io ero già impanicato con mio marito, ho detto: Dio Marco, adesso sai, dobbiamo giustificarlo, no? Comunque un passeggino si viaggia sui 500 euro, ok? Non 50. E quindi Amazon non ha voluto sapere nulla, mi ha detto: nessun problema, impacchettalo, te ne invio uno nuovo e anzi ti faccio scegliere se vuoi una variante ancora con funzionalità, diciamo, superiori. Quindi perché comprate su certi siti? Perché certo hanno una valenza, una convenienza economica, ma vi fidate. Spesso la convenienza economica va in secondo piano. Prima c'è sempre il trust, la fiducia, il brand che voi siete riusciti a creare. Motivo per cui, ad esempio, alcuni brand come Nike, quando ad esempio c'è il Black Friday, se vedete, Nike non sconta quasi nulla, o se sconta, sconta il 10%. Eppure le persone comprano su Nike lo stesso. Perché? Perché mi fido del brand, perché mi riconoscono i valori di quel brand. Quindi fiducia, branding, immagine, professionalità sono gli elementi fondamentali che devono trasparire dai vostri siti, anche se non sono e-commerce, chiaramente, perché voi tramite il vostro sito comunque vendete la vostra professionalità. Certo, l'attività di vendita, alla fine, anche quella tradizionale, da sempre, basava quasi tutto non solo sul prodotto, ma anche sul famoso valore aggiunto che dava il negoziante. Certo, no? Cioè, ma certo. Il web va anche visto... in questo modo qua, no? Assolutamente. Non è nulla di nuovo rispetto, diciamo, all'offline. Esatto. Qua non c'è nulla di nuovo. Come dicevi tu, ad esempio, il valore aggiunto, mi ricordo che, ad esempio, mia mamma andava a comprare sempre in un certo negozietto, no, di ortofrutta, perché la signora ogni volta le forniva delle ricette, il valore aggiunto, delle ricette nuove da utilizzare con quei determinati prodotti, ad esempio, certo. No? Cosa che adesso online si vede ovunque, cioè io vado su un sito per acquistare, che ne so, la farina d'avena e ho 1000 ricette dal porridge al dolce e così via. Però quel piccolo valore aggiunto in più, quel servizio anche se vogliamo consulenziale in più che ti do, che però fa la differenza. Esatto, cioè non è, in questo caso non è tanto da vedere come un...
non permetti di dire, non come un ampliare il negozio, ma esatto, ampliare quello che è il mondo intorno al negozio. Esatto. No? C'era nel film Gli Stegisti, mi ricordo, sì, quando alla fine loro convincono questo venditore di pizza, questa piccola pizzeria, ad andare online, vincono la sua ritrosia, dicendogli: tu non è che devi pensare di avere un negozio grande come tutto il mondo, il tuo negozio è un negozio di quartiere, ma pensa se il tuo quartiere fosse grande come una città o fosse grande, certo, come una nazione, no? Questo, certo, è sostanzialmente poi quello, sì, che, sì, anche i nostri amici devono capire, è la chiave, cioè il modo di pensare, no? Assolutamente, cioè, tutto lì, esatto, non è cambiare un'abitudine, ma cambiare, esatto, il modo di... C'è una domanda invece un pochino più tecnica, sì, che era arrivata da... Aiuto, stavamo parlando ed è salita su... vabbè, comunque non mi ricordo, chiedo scusa a chi l'ha fatta, scusami, non riesco più a trovare il messaggio, quindi non posso ringraziarti personalmente. No, ecco, Remo. Sì. Remo chiede... se da un punto di vista invece di font, quindi sì, siamo più sul tecnico, quindi sul tipo di carattere, sì, c'è un qualche cosa o un, diciamo, un font, un font da utilizzare più di altri. Sì, guarda. Bellissima domanda, molto interessante e assolutamente opportuna. Allora, la risposta è no, nel senso che non c'è un font che può funzionare meglio di un altro in termini chiaramente di conversioni o quant'altro. Quello che posso dirti, Remo, posso dire a tutti, è che ci sono state fatte alcune ricerche di mercato tali per cui certi font sono più leggibili di altri. Ad esempio, non è per forza un sans serif o un serif, entrambe le categorie. Quindi, ad esempio, un Lato, un Open Sans, un Montserrat, un Proxima Nova, sono font molto molto leggibili, ok? Evitiamo ovviamente i Comic Sans, ma questo in linea generale non solo per i siti, è anche quando inviamo email, quando creiamo delle presentazioni, quindi non ci sono, diciamo, non c'è una regola specifica, va anche un po', è anche un po' soggettivo. Io ad esempio adoro il Montserrat, il Proxima Nova, perché li trovo molto, questi font molto puliti, no? I sans serif a me piacciono, sono molto puliti, molto leggibili, però ti dico, anche un Meriwether, che invece è un serif, funziona molto bene, non ce n'è uno nello specifico, devono essere molto leggibili. E insieme al font, mi permetto di aggiungere, Andrea, molto importante è la dimensione, ok? Non abbiamo paura di usare una dimensione un po' grande, cioè non creiamo dei siti dove la dimensione è un 12 pixel, è troppo piccolo, ok? Usiamo dei font con delle dimensioni abbastanza grandi in modo che siano ben leggibili da chiunque, soprattutto da qualsiasi device. Certo. Quindi, Valentina, cosa fa? Il Comic Sans lo salviamo? No, non possiamo salvarlo. Mi dispiace, ma ci abbiamo provato, ma non possiamo. No, per chi di voi non ha mai lavorato in un'agenzia, sappiate che ogni volta che viene utilizzato il Comic Sans c'è un grafico. A proposito, piccolo aneddoto, ma ci sta? Ho ricevuto gli Open Day per la scuola di mia figlia qualche giorno fa, come la presentazione come era stata fatta? Col Comic Sans, no? Ma ci sta, perché nelle scuole, no? Poi nelle scuole dell'infanzia è molto, perché vedete, infatti, associato a qualcosa di comunque infantile, no? È un font che si presta molto all'ambiente scolastico, perché è molto, sembra un font da bambino quasi, ecco. Per cui no, non possiamo salvarlo. Invece, da un punto di vista di colori, Mario dice, a livello di sfondi, colori e quindi, sì, diciamo, più in generale di abbinamenti cromatici e di cromie sul sito, valutiamo soltanto su tipologia della categoria merceologica o, come dicono tanti, citazione, va di moda lo sfondo bianco o nero? Anche questa ottima domanda, molto curiosa. Allora, sicuramente è fondamentale rispettare la propria brand image.
Quindi non per forza bianco e nero. Allora, chiaramente il sito deve essere ben leggibile, ok? Quindi non posso avere uno sfondo fucsia con delle scritte bianche, cioè per tutta la pagina, per intenderci. Sono fondamentali però i colori della propria brand image. Quindi se il mio, se il mio logo, ad esempio, è rosso, grigio e nero, io questi colori li devo ritrovare nel mio sito, sui miei social, nelle grafiche sui miei social, nelle template delle mie newsletter e così via. Questo per un concetto di immagine coordinata, ok? Poi, ad esempio, se i miei colori sono sul blu, perché faccio questo esempio perché ci è capitato con un cliente, noi siamo atterrati, questo cliente aveva i colori, i colori giallo proprio intenso, giallo canarino, azzurro e blu, siamo atterrati sul blog che era stato creato e il blog, il background era tutto blu con le scritte bianche, non si leggeva nulla. Quindi in quel caso lì tengo tutto il sito con l'immagine coordinata, i colori coordinati, ma chiaramente il blog, che poi è tutto, voglio dire, testo praticamente, lì devo avere lo sfondo bianco e magari il font posso metterlo di un colore blu scuro. Quello sì, posso giocare sulla scritta, invece che avere il classico nero, posso avere il blu molto scuro. Attenzione che non si deve confondere con l'azzurro dell'hyperlink, ok? Del link cliccabile, ecco. Per cui io starei sempre, non guarderei tanto la moda, ma guarderei quanto è efficace quel colore per la mia brand image e quanto deve essere chiaramente leggibile per il mio interlocutore. Ecco, piuttosto quello su cui si può lavorare e che si fa normalmente è magari parlando sempre dei colori della brand identity, del vostro marchio, se ne avete una, giocare magari con delle tonalità. Esatto. Di colore, se avete l'esigenza magari di svincolarvi in alcuni contesti dove magari appunto il colore di per sé, magari il colore del marchio è un colore eccessivamente forte, audace, o particolare. Esatto. Sì, oppure delle volte cosa? Sì? Importante è anche da un punto di vista dell'imaging, cioè della tipologia di immagine che viene utilizzata, se viene utilizzata un'immagine di un certo tipo per comunicare, no? Se esatto. Ci pensi, tu prima hai citato Veralab. Sì. Veralab da questo punto di vista è un esempio perfetto, sì. Nel senso che quella che è la comunicazione per immagini ha sempre un determinato stile, esattamente come per esempio, nonostante il suo colore principale sia veramente audace, quel colore viene utilizzato su tutto, cioè dai corner, esatto, al packaging, ai prodotti, a tutto, esatto, quello che è il... No. Ecco, diciamo che... Assolutamente sì. Probabilmente è vero, cioè lei, l'estetista cinica, è ad oggi l'esempio migliore nel mettere in pratica tutte queste best, sì, practice di digital, perché, esatto, colore, metterci la faccia, direi che è l'ultima persona sulla quale si possa dire che non mette la faccia, perché comunque è presente, sì, in prima, esatto, persona. E mette la faccia, e non solo, scusa, perché lei fa, facendo ovviamente creme anche anticellulite, mostra anche il suo corpo, che come dice lei stessa non è, diciamo, secondo lei il massimo, dice devo dimagrire, ho la cellulite, guardate, però proprio per questo piace, perché è la donna vera, no? Quindi si rispecchia, vedete il concetto di immedesimazione di cui parlavamo prima? Il target si rispecchia in lei. E attenzione, una cosa molto importante che consiglio di fare anche a voi, in forme diverse chiaramente, lei dice anche ciò che non va, o meglio, lei dice anche, attenzione, i miei prodotti non sono per tutti. Fa la pubblicità, quando fa le Instagram stories, fa la pubblicità anche di altri suoi competitor. Lei dice, attenzione, perché questa crema, non so, di Clarins funziona meglio della mia, e spiega perché. E per altre cose, invece, chiaramente, la mia crema è il top del top. Poi altri, non è che ovviamente poi si tira la zappa sui piedi, ecco. Però anche il fatto di dire, di parlare anche di altri, di dire che non tutti i prodotti vanno bene per tutte le donne, in quel caso, cosa fa? Crea un meccanismo di fiducia, di autenticità, di sincerità, che non ha uguali. Cioè, io mi fido di lei. E quindi, di conseguenza, invece che diminuire le vendite aumentano.
Ok? Quindi anche questi meccanismi sono molto importanti. Non abbiate paura anche di dire no, il mio prodotto non fa per te. Certo. Mi fido perché comunque sei tu il primo che sei pronto anche a muovere una critica costruttiva, denigratoria, ovviamente, su quello che è ciò che vendi tu, no? Esattamente, è proprio così. Gabriele invece fa una domanda, io non so se tu Valentina hai un dato statistico da questo punto di vista, io ammetto di non averlo. Gabriele chiede in percentuale sulle vendite e sulle interazioni quanto influisce la possibilità di far registrare l'utente utilizzando collegamento social come Facebook e Google. Da un punto di vista, non so se tu hai qualche ricerca. Allora, guarda, sicuramente è tanto. Sì, sì, esatto. Allora, io ti guarda, non ho adesso così su due piedi un dato specifico percentuale da condividere. Se volete, a chi interessa, lo recupero e poi se mi contattate ve lo mando. Ci sono però online ricerche su questo tipo. E io quello che posso dirvi è per mia esperienza personale, gestendo vari clienti, vari e-commerce, fa tanto, cioè fa la differenza, fa veramente la differenza. Cioè vedi proprio, poi noi realizziamo anche, lavoriamo anche di CRO, quindi realizziamo anche diversi A/B test, si è visto in diversi casi come si sbloccano le aggiunte al carrello, poi le conversioni, per sbloccare le conversioni ci sono altri criteri, meccanismi, non è solo questo, ma si sbloccano le aggiunte al carrello dando la possibilità di registrazione via social. Sì, certo. Veramente fa la differenza. D'altronde, secondo me la risposta migliore in questi casi, molto spesso nel dubbio, è tu cosa faresti? Esatto. No, cioè, se io devo compilare un form di registrazione e ricordarmi l'ennesima password. Esatto. Magari non ce l'ho lì a disposizione. Perfetto, arrivo nel negozio, devo fare la login, devi aprire l'app per la tessera con i punti. Che cosa fai? Metti la password o istintivamente clicchi su collegati con Gmail piuttosto che con Facebook o con altro? Cioè, quella è la cosa impediata. E poi c'è anche da un punto di vista invece più tecnico, cioè laddove abbiamo magari la possibilità di andare a utilizzare carrelli persistenti, no? Sì. Se voi date la possibilità all'utente di collegarsi, per esempio, con i social, e quindi di avere un link diretto, una registrazione diretta, sarà molto più facile che l'utente crei e si profili sul sito, ok? Per non perdere, per esempio, quello che è il carrello. Certo, che se io chiaramente non sono profilato, per dirla proprio più tecnicamente, nel momento in cui morirà la sessione sul browser che sto utilizzando, io perdo il mio carrello. Quindi io utente non so più cosa ho messo nel carrello e tu venditore ti trovi il cestino della spesa vuoto del tuo cliente, ok? Cioè, d'altronde, quando voi entrate in una grossa catena, ci sono delle catene di profumerie che lo fanno, qui si vede che ho una figlia, una moglie, perché sono esperto anche di queste cose qua, distrutte e stravissute, in molte catene quando tu entri ti viene immediatamente dato che cosa? Un cestino da portarti dietro, perché così le cose tu le metti dentro, bravo, ma vieni nel negozio, hai il prodotto con te, ma non mi ricordo, no, non te lo puoi dimenticare, ce l'hai esatto. Tu. Quindi comunque in cassa poi magari ci arrivi, perché ho anche questo da prendere e andiamo. Sì. Di nuovo il parallelismo, cioè quella che è la vendita tradizionale, il business tradizionale, non cambia nel digital, semplicemente cambia il modo di mettere in pratica dei costumi, dei modi d'uso universalmente vari. Esatto, sono gli strumenti che cambiano, ma di fatto la logica è sempre quella. Vediamo un attimino, ancora una domanda invece sulla presentazione dei prodotti. Allora, nella presentazione dei prodotti, come prima immagine, è sempre preferibile inserire la foto del singolo prodotto o sarebbe meglio che esso appaia contestualizzato in un ambiente o scena? Bella domanda, la risposta è prova.
Nel senso che devi fare dei test, quindi gli A/B test hanno senso quando tu vuoi modificare solo un elemento, ok? Quindi prendi solo quella pagina, ok, di quel prodotto e provi per, ad esempio, due, tre, adesso dipende, se fai anche campagne pubblicitarie sono sufficienti forse 2 settimane, altrimenti un mese, e provi a tenere una immagine. E poi cambi, provi a mettere invece l'immagine, diciamo, contestualizzata. Non c'è una risposta specifica, nel senso che dipende non solo da azienda a azienda, ma anche da prodotto a prodotto. Allora, il mio consiglio è quello di mostrare sempre il prodotto contestualizzato. Perché? Perché aiuta di più a capire, ok, a che cosa serve il prodotto, come si può utilizzare, piuttosto che avere il prodotto tipo in still life, no, fermo con lo sfondo bianco, tipo da magazine o da brochure. E questo è ancora più vero se parliamo, ad esempio, di un utilizzo di questi, di queste immagini non solo sul sito, ma anche, ad esempio, sui social, ok? Sui social funzionano sempre le immagini vere, in real time, mai le immagini statiche da catalogo. Quindi io andrei più su un'immagine appunto ambientata, contestualizzata, ma siccome c'è sempre un ma, ti consiglio sempre di testare, di provare e magari di spingere questo prodotto anche con campagne a pagamento di advertising sui social, per esempio, e testare sia una versione che l'altra. Quindi tieni lo stesso copy, lo stesso testo, tieni la stessa call to action, ad esempio scopri di più, acquista ora, ma cambi solo l'immagine e vedi cosa funziona meglio sia in termini di vendite sia in termini di costo, chiaramente, per vendita. E anche tipologia di prodotto, comunque, certo, è importante, sì. Perché, signori, se vendiamo chiavi inglesi... non c'è molto margine. Non c'è margine, esatto. Però il rischio è che poi in alcuni casi, perché a me per esempio è capitato anche in passato, di quel a volte volersi magari dare un tono... Sì. Che poi in realtà, ripensandoci anche un pochino quello che tu dicevi prima, nelle pagine di The About, le pagine di presentazione, sì, dove ci sono queste descrizioni prolisse, dove si va a raccontare la storia da generazione in generazione, quasi a volersi, no, dare appunto, appunto darsi un tono, andare a creare, esatto, un'immagine che non è funzionale con quello che devo fare. Cioè, se, sì, vendo la brugola e basta. Quello è, e la devo far vedere bene, perché altrimenti, esatto, la gente non capisce che cosa sta comprando, no? Esattamente, esattamente. E guarda che, a proposito di About Page, guardate bene che l'About Page, io vedo le statistiche con i vari clienti, è la, dopo l'home page è la seconda pagina, appunto, dopo l'home page è la prima pagina più visitata, la pagina about page. Quindi non diamola per scontata o non pensiamo che servono due informazioni in croce. Cioè, dedichiamoci del tempo, soffermiamoci per creare un about page davvero che abbia un senso. Esatto, e questo colgo la tua ultima frase per rispondere a aiuto, non ricordo più chi, a Marco, tutte queste cose vanno bene per qualsiasi attività che voi abbiate. Sì. Marco si domandava se queste riflessioni potessero essere applicate anche nel caso dei servizi professionali. Certo. Ancora di più, probabilmente. Certo, esatto, ancora di più, proprio perché è un servizio, non un prodotto. E sappiamo che online è palese, si fa più fatica a vendere un servizio di un prodotto. Questo è proprio palese. Quindi sì, vale, questi principi, diciamo, questi suggerimenti valgono in maniera trasversale. Bene, direi che abbiamo terminato il tempo a disposizione, come si diceva nelle trasmissioni, sì, di qualche tempo fa. Esatto. Ti ringrazio veramente tanto, Valentina. Grazie a voi. Grazie a voi, spero che sia stato utile e interessante. Guarda, sicuramente sì, è stato sicuramente interessante, sei stata veramente molto molto brava, molto chiara, concisa, e tantissimi apprezzamenti anche via chat, ne stanno arrivando ancora in questo momento. Condivido ancora un attimo la tua slide, sì, con i contatti, nel caso, sì, in cui qualcuno
di voi avesse l'esigenza, la volontà di contattare Valentina, qui avete tutte quante le sue, tutti quanti i suoi riferimenti. Ne approfitto per ringraziarvi, per augurare buone feste a chi non si potrà magari collegare a un nuovo webinar, nel caso che ne facessimo uno la prossima settimana. Ho sentito questa voce, quindi tenete sott'occhio le mail, perché magari potrebbe arrivarvi un invito. Ti ringrazio ancora tanto per la disponibilità e per essere stata con noi quest'ora. Saluto grazie a voi e vi auguro buona giornata. Buona giornata a tutti, ciao, grazie.